L'istituzione della ZTL del mare da parte dell'amministrazione comunale è legittima. Così si è espresso il TAR di Napoli respingendo la sospensiva del ricorso sulla ZTL presentato da un gruppo di cittadini, con una motivazione nella quale si legge che l'aggiornamento del piano urbano del traffico non costituisce presupposto indispensabile per l'istituzione delle ZTL e che dunque l'esercizio del potere istitutivo non appare a prima vista manifestamente illogico o irrazionale. È una sentenza che ci soddisfa per due ragioni. Uno, perché riconosce la correttezza procedurale dell'amministrazione nel fare quella scelta, una scelta molto importante. Ci soddisfa anche per un'altra parte. Viene riconosciuto che il piano generale del traffico, pur diciamo vecchiotto, 2002-2004, in realtà è pienamente vigente e questo autorizza a fare provvedimenti, poi nel frattempo la realtà è anche cambiata e anche noi abbiamo aggiornato, diciamo, i nostri provvedimenti. L'ottimismo per successo, diciamo, al TAR, non ci deve però adagiare su nessun trionfalismo. I provvedimenti, quando cambiano la mobilità, cambiano quindi i comportamenti, l'accessibilità di una zona, sono provvedimenti che sono duri da digerire dalla popolazione, anche quella che è d'accordo. Pensate che io adesso ancora ricevo qualche lettera di cittadini o addirittura i taxisti che vogliono continuare a passare su Piazza Plebiscito, a dimostrazione che per consolidare dei provvedimenti ci vuole tempo. La sensazione che ho è che il lungomare piaccia moltissimo. Diverso direi è il ragionamento sulla Riviera di Chiaia, perché credo che la Riviera di Chiaia in questo momento soffra del fatto che ha una zona traffico limitata, troppo limitata, cioè il fatto che alle 14 si concluda, sia fatta con i vigili, quindi non ancora con i varchi telematici, fa sì che il pomeriggio la Riviera in effetti scoppi di traffico e questo è sicuramente un punto critico che i residenti mi hanno segnalato, ma credo che la soluzione non sia tornare indietro, sia come stiamo facendo, installare i varchi telematici, distribuire i contrassegni, perché noi vogliamo che la città si muova, non si paralizzi, ma solo quella che ha veramente bisogno di un veicolo, in modo che da aprile noi possiamo avere il provvedimento definitivo con la ZTL che arriva fino a sera, in modo da proteggere la Riviera di Chiaia. Il primo provvedimento che invece entra in funzione, è la ZTL Chiaia, la zona dei Baretti per intenderci, che mi hanno informato gli uffici, nella giornata di venerdì ci sarà il collaudo dei varchi e quindi se tutto andrà bene, che nei prossimi 10-15 giorni anche quelli potranno entrare in funzione. Per arrivare a questo risultato di restituire a spazi pedonali, a zone anche molto assaltate dalla Movida, di avere una forma di protezione come per esempio similare a Piazza del Gesù.